Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia. Tumori ginecologici. Che cosa sono i tumori ginecologici? I tumori ginecologici sono neoplasie che interessano le donne e colpiscono soprattutto l'utero, endometrio e cervice uterina, e le ovaie. Il tumore della cervice uterina, la parte inferiore dell'utero, è molto diffuso e rappresenta nel mondo la prima causa di morte per tumore ginecologico. Il tumore a carico dell'utero più frequente è quello dell'endometrio, comune soprattutto in postmenopausa. Il tumore delle ovaie può essere di tipo maligno o benigno e coinvolge quei piccoli organi, collocati a destra e a sinistra dell'utero, deputati alla produzione degli ormoni sessuali femminili e degli ovociti. Quali sono le cause dei tumori ginecologici? Il tumore della cervice uterina è dovuto alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule che si trasformano in cellule maligne. L'infezione da papilloma virus, HPV, rappresenta un importante fattore di rischio. Questo virus, insieme ad altre infezioni del tratto genitale, sono i principali responsabili del tumore della cervice uterina. Le cause del tumore dell'endometrio non sono ancora note del tutto, tra i fattori predisponenti la predominanza estrogenica, elevati livelli di estrogeni, senza o con bassi livelli di progesterone. Una condizione comune per esempio nei casi di obesità, diabete, menopausa tardiva. Il tumore dell'ovaio ha invece forte familiarità, altri fattori di rischio sono sterilità, trattamento ormonale per l'infertilità, policistosi ovarica ed endometriosi e obesità. Quali sono i sintomi dei tumori ginecologici? Il tumore della cervice uterina è spesso soprattutto nelle prime fasi asintomatico. I sintomi non sono specifici. Sanguinamenti vaginali, al di fuori del ciclo, inusuali perdite vaginali, dolore a livello pelvico e durante i rapporti sessuali. Anomali perdite di sangue vaginale, al di fuori del ciclo in menopausa, sono il sintomo tipico anche del tumore dell'endometrio. Anche il tumore delle ovaie non ha sintomi specifici, facilmente confondibili con disturbi a livello di digestione o dolori addominali di altra natura. Come prevenire i tumori ginecologici? Proteggersi dall'infezione da HPV e dalle altre infezioni del tratto genitale può essere di aiuto nella prevenzione del tumore della cervice uterina, anche se l'uso del preservativo non esclude del tutto la trasmissione del virus. Fonte: informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.